grande serata per l'apertura del Bambù, dove era prima il Notti d'Estate, un'impresa fortemente voluta dall'imprenditore Gabriele Tenti e della moglie Arianna Souza. Allora Gabriele, perché quest'idea è un sogno che tutti e due vi portate dietro da un po' di tempo? Sì, l'abbiamo pensato da qualche anno, a dire la verità. Un anno fa circa, era maggio, fine maggio, inizio di giugno, ci è stata proposta questo progetto imprenditoriale di riprendere in mano un locale storico di questa città che ormai era da qualche anno che era stato abbandonato, e ci è entrato l'occhio e abbiamo detto perché no, ed è venuto fuori questo. L'avete fatto insieme, Arianna, anche perché qui si respirano un po' i tropici, un po' la tua terra. Certo, allora io sì, sono sudamericana e comunque a prescindere da quello l'idea comunque di fare, di realizzare questo posto è proprio per trasmettere alle persone il discorso dei tropici, no? E comunque la persona che viene al Bambù si dovrà sentire in vacanza, cioè appena metti piede al Bambù ti senti in vacanza, perché ti senti ad Ibiza piuttosto che ai tropici, piuttosto che a Dubai, perché no, Miami. Anche Miami. Certamente, quindi insomma Gabriele, in effetti si respira questo tipo di atmosfera, ma parliamo anche dell'offerta che voi proporrete, anche un bel ristorante con 3 punti bar. Sì, allora questo è un ristorante con lounge bar, quindi c'è ovviamente l'offerta della la parte aperitivo del dopo aperitivo e del dopo cena che è dato dal lounge bar, e poi ovviamente c'è il ristorante, quindi c'è un accompagnamento musicale, c'è un palco dove si esibiranno gruppi musicali e danzanti, quindi faremo anche dell'intrattenimento ai nostri ospiti e un cocktail bar. La parola d'ordine per chi vuole venire qui al Bambù? Divertirsi e rilassarsi e lasciarsi andare. Sì, l'obiettivo è quello di creare un ambiente spensierato, l'idea dell'escape, della fuga dalla quotidianità. Una città dove non ha il mare, cerchiamo di portare un ambiente marittimo e perché no anche un po' tropicale. Quindi. Allora complimenti a tutte e due perché avete avuto coraggio in questa scelta imprenditoriale. In bocca al lupo! Crepi, grazie. Lupo.